Allora, siccome io sono una persona brava, gentile, disponibile e che segue molto le regole, io prendo sul serio la quarantena e non esco di casa neanche quando si può. Quindi io sto facendo benissimo il mio lavoro e non so che altro dire perché io in realtà non sto facendo niente in questa quarantena. Nelle mie giornate di quarantena mi sveglio mezz'ora prima delle video lezioni, poi faccio le video lezioni e dipende a che ore te le mettono, alcune sono la mattina, alcune sono il pomeriggio. Poi vado a pranzare quando non c'è Ramadan perché è appena finito. Dopo il pranzo guardo un altro po' di TV e chiamo mio cugino che gioca con me al telefono e dopo che gioco con lui c'è sta la cena. E poi ricomincia tutto da capo. Quello che faccio ogni giorno è stare qui davanti a vedere se c'è qualcuno fuori e boh, per spiare, non so perché, oppure per vedere il tramonto che ora non c'è. E in questo periodo sto scoprendo cose che veramente non sapevo. Ad esempio il disegno, che non, cioè, prima di questa cosa non sapevo disegnare, invece ora che con la noia mi metto a disegnare e so che so veramente disegnare. Purtroppo da me la didattica a distanza non c'è stata, cioè c'è stata ma davvero poca, c'è chi non poteva usare internet, chi non poteva usare i programmi del computer, chi non aveva un computer, o anche solo lo spiegare, fare i compiti, le verifiche, tutte queste cose. Diciamo che è andato tutto a rotoli. Qualcuno all'inizio non c'aveva niente, non ha né telefono e niente, quindi, e non ha neanche connessione, quindi si è perso un po'. E poi c'è altra gente che non gli andava di entrare, si crea sempre confusione, non ce la facciamo più. L'aspetto più difficile, non era preparata la gente in pratica. È particolare questa cosa perché è la prima volta. Solo che avrei preferito continuare a scuola dal vivo e non a casa. Ormai, cioè, hai passato tutti quegli anni a scuola, cioè fisicamente, allora poi fai quei 2 mesi, quei 3 mesi a casa, poi diventa strano. Quando ci vedevamo, stavamo con i compagni, con i professori era più divertente. E mi sa che forse avremmo imparato un po' di più. Mi mancano anche i compagni, le professoresse. Prima andarsi a fare una passeggiata era normale, era una cosa piccola, cioè normalissimo, mentre ora ci stiamo rendendo conto che anche fare una passeggiata è tanto, no? In questo momento. Mi mancheranno sicuro tutti quelli che vedevo prima, uscire, andare a prendere un po' d'aria. Mi è mancato sinceramente svegliarci alle 7:30 di mattina per andare a scuola e tanti altri fattori. Ciò che facevi nella vita normale ti manca. Se all'inizio dici vabbè voglio stare, voglio riposarmi perché queste cose qua sono pesanti, poi dopo un po' ovviamente che ti sei riposato per tanto tempo, poi ovviamente ti scocci e vuoi tornare alla tua vita normale. Poi quando torneremo alla vita normale ti ricapuoggi. Pure se finisce la quarantena non posso uscire perché sono allergica all'erba e quindi appena esco inizio a starnutire e non la smetto più e mi sbucano le bolle. Non riesco a capire le mie emozioni in questo momento. Non è ancora presa la libertà. Io ho detto che hanno aperto un po' le cose troppo di fretta. Potevano aprire ogni cosa in una data diversa. Così magari si riesce a tornare alla normalità, cioè passo per passo, non tutto insieme e poi si ritorna com'era. Pensano all'economia, non pensano a nient'altro. Se pensassero alle persone non farebbero questo macello. Ormai avranno tutti il coronavirus, tutti. Va bene che le vedi una volta, due sempre saldo, però poi quando le mettono sempre, comunque, ogni ora, ogni canale. Prima dicono una cosa e poi il giorno dopo esce, no, è stato smentito perché per fare soldi. Per incitare più la gente, tipo, a vedere quella notizia. Io prima il telegiornale non lo guardavo proprio, cioè non mi interessava. Sentivo tanti morti per questo virus, che all'inizio non ci facevo proprio caso. E sto notando che hanno chiuso le scuole e queste cose qua, allora ho detto che è veramente una cosa seria. Io non so, paurissima questa cosa, però comunque rispetto alle norme sto a casa. Dovevano fare che per un altro po' pure si poteva restare a casa.
ci stanno persone comunque non sono molto felici, gente che ha perso il lavoro, adesso è in depressione, aiutarle, starle più vicino. Le persone spero che siano cambiate, almeno un po' più di solidarietà, l'aiutarsi a vicenda sarebbe molto più bello. E tenere le persone, tantissimo proprio, vorrei che cambiassero, nel rispondere, nell'educazione, nel sapere i momenti in cui scherzare e non scherzare. Adesso che siamo in questa quarantena, sì che sta migliorando un po' la situazione, però poi appena finisce tutto ciò, ricominceranno. La gente sarà più attenta sicuramente. Vorrà godersi ogni minuto della sua vita, perché dopo questa esperienza non credo che nessun altro la voglia rifare. Ciò che mi è rimasto impresso è praticamente come la libertà sia un dono e quindi non bisogna mai trascurarla, perché prima dicevamo vabbè tanto usciamo quando ci pare, facciamo queste cose, però poi noi rimanevamo sempre a casa perché ci andava, e poi adesso che stiamo sempre a casa vogliamo uscire. Sono stato contento di ritornare ad uscire, perché è brutto stare a casa per più di 3 mesi. Vieni privato in pratica della tua libertà. Quindi viva la libertà e cerchiamo di non far ritornare questo virus. Non avrei voluto ritrovare i bidoni pieni di immondizia fuori di casa e tutto sporco per strada. La strada che ancora è rotta, la spazzatura in giro. Ci sono sempre bottiglie per strada, non è cambiato niente in pratica. Qua ci sono scritte sui muri da ogni parte, ci sono tutti i parchi rotti, le cose rotte. Qua non c'è niente, tutto rotto è. Le panchine sono messe dai rovi. La pista di pattinaggio che non è mai stata usata. Quello che non avrei voluto ritrovare è la mancanza di spazi aperti e curati. Non bisogna arrivare alle proteste per sistemare queste cose. Beh, sicuramente mancano molte cose, perché comunque sono quartieri piccoli questi. Ci sono molte persone, quindi non basta lo spazio. Non ci sono abbastanza parchi, non ci sono abbastanza cose per i bambini. L'ingiustizia qua dentro e la non possibilità di fare cose. Stavo qua con 2 amici miei, no? Che venivano da Carchitti e facevamo: dove andiamo? Dove andiamo adesso? Dove ti posso portare? Alla fine non fanno da nessuna parte. Siamo stati qua seduti sul muretto a chiacchierare, perché quello puoi fare. Mi sarebbe piaciuto trovare una scuola di cinema per noi ragazzi. Allora, ciò che non vorrei ritrovare è il menefreghismo sulle persone, la maleducazione e il linguaggio offensivo e soprattutto nessuna violenza, perché stiamo passando tutti in un periodo difficile e non bisogna scaricare la rabbia su ognuno sugli altri. Non avrei voluto trovare persone che al posto di supportarsi una all'altra si facevano la guerra. Sicuramente quello che avrei voluto non ritrovare nel quartiere è anche un approccio diverso delle persone, un po' meno ignoranza, se possiamo dire così, tra virgolette. Si vede che tanto non cambia più nessuno. Chi è cosciente cambia, chi c'è che non è cosciente non cambia. Non avrei voluto rivedere il maschilismo. A scuola sono cose un po' stupide, però comunque danno fastidio. I maschi là che in palestra fanno chissà che cosa, non sappiamo giocare, non sappiamo fare niente. E manco ci fanno prove, perché la loro idea è quello, è una ragazza e quindi non è capace. Non è così. E dà fastidio, molto fastidio. Poi, vabbè, il razzismo, perché comunque in questo periodo stanno scoppiando pure tante rivoluzioni in America. Chissà perché, proprio adesso, perché sta cosa c'è sempre stata e sempre ci sarà. Siamo tutti uguali, avere paura di un colore è un po' stupido. L'unione fa la forza. La libertà è importante proprio per questo, quindi libertà di pensare a quello che vuoi e libertà di essere quello che vuoi. Le persone si lamentano e basta, non fanno qualcosa. Perché se si riunissero tutti quanti e facessero qualcosa, penso che potrebbe cambiare. È inutile lamentarsi senza fare niente. E penso che se si mettessero un po' tutti d'accordo, potrebbero fare la differenza anche qua.